Nella scorsa puntata ho creato una collezione da 10.000 NFT, facendomi aiutare dai freelancer di Fiverr e iniziando a caricare la collezione nella piattaforma di vendita OpenSea. Per chi non ne fosse al corrente, ricordo che gli NFT sono dei token che rappresentano qualcosa di unico. Acquistando un NFT, una persona entra in possesso della proprietà verificata di un oggetto digitale. In questo caso parliamo di opere digitali. Il tutto verificato da un contratto, un po' come funziona per le auto e le case. Al momento c'è molto hype nel settore degli NFT. Basti pensare che solo nella piattaforma di OpenSea, uno dei siti più utilizzati nella compravendita NFT, girano milioni di dollari ogni giorno. Nella collezione dei 10.000 NFT che abbiamo visto nella scorsa puntata, il giorno della pubblicazione del primo episodio avevo venduto 4 NFT per quasi 400 euro. Ma come sarà proseguito il progetto? Benvenuti in questo video, oggi vediamo il secondo episodio della collezione dei 10.000 NFT. Stiamo per iniziare, ma come sempre non dimenticate il like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Facciamo un breve recap. Avevo appena creato la pagina Instagram e il profilo Twitter, dopo aver caricato alcuni NFT su OpenSea. Qual è la cosa più importante dopo i social per un progetto NFT? Dal mio punto di vista le prime due opzioni sono Discord e il sito web. Ho deciso di continuare il progetto preparando il sito web. Confrontando anche i siti web degli altri progetti NFT, soprattutto quelli primi nei ranking, si nota come non siano sempre ben realizzati e quindi il contenuto non ha così poi tanta rilevanza nei progetti NFT. Nonostante questo, il fatto di avere il sito web per il progetto fa percepire in qualche modo delle garanzie in più. Tra parentesi, non è una motivazione per fare il sito male. Per la creazione del sito ho prima usufruito di un freelancer su Fiverr e poi migliorato il design personalmente. Così, per chi vuole provare a creare una collezione, vi mostro il risultato che ho avuto nel mio caso con un servizio da 50 dollari. Il primo step è registrarsi a SiteGround e creare delle credenziali per WordPress. Secondo step, ci sono due opzioni. O crearlo manualmente con un tutorial di WordPress, come quello del mio canale e non di altri, se no vi hackerano il PC e vi rubano i dati bancari. Non è vero, è che sono affiliato a SiteGround, quindi se seguite il mio link del tutorial mi arriverà una commissione. Oppure, se volete risparmiare tempo, potete trovare un freelancer su Fiverr che lo farà al posto vostro. Nel mio caso, nonostante io faccia siti in WordPress, per risparmiare tempo mi sono affidato a Fiverr. Ho iniziato a scrivermi con la persona a cui ho affidato questo lavoro. Per iniziare ha richiesto ovviamente le immagini già caricate su WordPress e i testi da inserire. E dopo essere stato da dentista ha preparato il sito. Il risultato inizialmente era questo. Considerando che il servizio è abbastanza economico, per il prezzo chiesto il sito è abbastanza buono. Ho passato qualche altra ora a rimodificare il design personalmente e dal sito di prima così impostato è diventato questo. Il sito è piuttosto semplice, una presentazione della collezione con la storia dei Bitcoin rapper, la roadmap e altre informazioni che possono tornare utili. Fatemi sapere cosa ne pensate del sito nei commenti. I testi inseriti sono in inglese, ma con la traduzione automatica di Chrome appaiono in italiano un po', diciamo, storpiati e qualche termine suona un po' strano. La colpa comunque, purtroppo, è del traduttore di Chrome. Approfitto per ringraziare un iscritto che ha creato una descrizione di OpenSea in inglese più attraente di quella attuale e me l'ha inviata su Instagram. Nelle ore successive ho caricato decine di Bitcoin rapper su OpenSea, spostando il prezzo a 0,05 Ethereum. Devo dire che è molto macchinoso caricarli manualmente. In media il tempo impiegato per caricarli è di circa 1 al minuto. Probabilmente in futuro avrò bisogno di un programmino che li carichi in automatico, anche perché 10.000 sono tanti. Una cosa che ho notato per chi vuole creare una collezione di NFT è che ultimamente stanno andando forte anche le collezioni con un numero minore di NFT, per esempio con 10, 50 o 100 NFT. Per esempio, questo streamer con 103 NFT ha generato un movimento di 16 Ethereum, che corrispondono a circa 54.000 euro.
Oppure questo artista americano con soli 3 NFT ha generato un movimento di 42 Ethereum, ovvero 143.000 euro. È vero, sono cifre generate da persone famose, ma con un buon progetto, non necessariamente da migliaia di NFT, si possono ottenere risultati interessanti. Una parte importante che non va di certo trascurata nei progetti NFT è la pubblicità. Ci sono molte strade che si possono intraprendere per fare la pubblicità. In primis i social network. La strada più profittevole però è o creare una community o inserire il progetto in gruppi o soprattutto siti seguiti da appassionati di NFT. È una delle piattaforme più seguite e utilizzate nella ricerca degli NFT da parte degli appassionati è il sito Rarity Tools. Rarity, tramite una classifica, determina la rarità di un progetto NFT. Per inserire un progetto NFT bisogna fare richiesta al team di Rarity. Dopo la pubblicazione sul sito e soprattutto per scalare la classifica, chiedono un prezzo di ben 2 Ethereum, che corrispondono oggi a circa 6.500 euro. Prezzo esagerato, direte voi. Però molti progetti NFT pubblicati su Rarity hanno generato in poche settimane cifre che partono dai 5 Ethereum, che corrispondono a circa 15.000 euro, fino ad arrivare anche a 10 e 20 Ethereum per i progetti migliori. Sicuramente un investimento rischioso, ma che può rendere davvero molto. Per il momento mi sono affidato ad una piattaforma simile, ma con meno pubblico. Questa piattaforma si chiama NFT Catcher. Ho inserito la collezione Bitcoin Rapper e a breve dovrebbe essere inserita all'interno della piattaforma. Ad oggi sono arrivato a 7 vendite per un totale di circa 550 euro, che terrò in Ethereum per continuare il progetto. Per gli iscritti del canale ho deciso di fare 3 giveaway. Per chi lascia l'indirizzo del portafoglio crypto nei commenti potrà ricevere un Bitcoin Rapper in regalo, che potrà conservare o rivendere casomai in futuro acquisti valore. In conclusione, il progetto sta crescendo anche se con i suoi tempi. In questo periodo, acquistando NFT e rivendendoli, ho notato che le gas fee di Ethereum si sono alzate davvero molto e rischiano seriamente di compromettere il mercato. Infatti qualcuno ha commentato nel video qui su YouTube lamentandosi proprio del costo del gas. I volumi di OpenSea però per il momento non ne hanno risentito, anzi sono in continua crescita. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del progetto. Il video di oggi finisce qui, non dimenticate di lasciare il like e l'iscrizione al canale, ci vediamo al prossimo video.